Ieri sera ad Ardesio l'assemblea per parlare del progetto di collegamento tra Valcanale e Roncobello. Com'è andata, sindaco? Devo dire che è andata molto molto bene, una bella serata di democrazia all'interno del quale i fronti del sì e del no rispetto a questo progetto hanno potuto confrontarsi tranquillamente senza nessun tipo di problema e tra l'altro devo segnalare il fatto che entrambi gli schieramenti, chiamiamoli così, avevano delle belle personalità presenti, nel senso che il fronte del sì c'è stato l'intervento di Valerio Carrara, il sindaco di Oltrecolle, ex senatore, e allo stesso modo anche Guido Fornoni, l'ex assessore in provincia all'urbanistica, che hanno portato elementi diciamo, verso la sostenibilità e la validità di questo progetto che è stato presentato. E allo stesso modo per il fronte del no, invece dei contrari, era presente il presidente del CAI di Bergamo, Pier Mario Marcolin. Erano presenti altri rappresentanti delle associazioni locali, Orobie Vive, Sirena Ambiente, ambientaliste, che allo stesso modo hanno portato elementi invece di negatività di questo progetto. Quindi per tutti i presenti è stata un'occasione per capire quali sono le criticità, quali sono i contenuti di questo progetto, che ricordiamo molta gente ignorava completamente. Ora, devo anche ringraziare l'assessore Zanoletti Matteo, che ha fatto una bella esposizione ieri sera nel presentare il progetto, si è preparato e ha fatto vedere, ha mostrato i contenuti con delle slide di questo progetto e quindi questa esposizione ha permesso proprio di vedere anche con delle ricostruzioni fotografiche esattamente quali sono i luoghi interessati da questo progetto. A questo punto la partita, se così possiamo chiamarla, è rimandata tra indicativamente un mese, cioè quando all'interno della seduta di approvazione definitiva del piano di governo del territorio, il Consiglio Comunale, che è l'ente sovrano, dovrà esprimersi sul fatto di poter accogliere queste osservazioni che sono pervenute in questi giorni, come ho ricordato in un altro passaggio ai vostri microfoni, oppure se rigettarlo. E qual è la posizione dell'amministrazione comunale di Ardesio? Allora, l'amministrazione comunale nel periodo di settembre-ottobre dell'anno scorso non ha potuto far altro che recepire il progetto che è relativo a questo protocollo d'intesa firmato negli anni addietro, anche perché il PTCP della provincia di Bergamo ha recepito questo progetto e quindi non abbiamo potuto far altro che prendere il documento e inserirlo. Ma devo dire che l'amministrazione, il gruppo di maggioranza, era favorevole a questo progetto. A questo punto poi, in tutta coscienza, in tutta libertà, poi si esprimeranno i singoli consiglieri di maggioranza e di opposizione la sera in cui si scenderà tutti in consiglio comunale proprio per esprimersi su questo argomento, su queste osservazioni.